professore farà oggi. Filosofia ed ecologia sono diciamo due termini chiave di questa faccenda, però infatti poi innestati sul discorso attraverso, cioè compresi attraverso lo strumento che è l'antropologia filosofica. Dunque, uomo, natura tecnica, partire da macro temi, macro concetti che ci servono poi a incanalare un discorso, a guidarlo secondo quelli che sono i nostri desideri e le nostre domande più pregnanti. L'ecologia, noi abbiamo fatto, lo sapete, molti che lo sanno, già l'anno scorso abbiamo dedicato una parte dei lavori della nostra attività associativa a questo tema dell'etica ambientale. Nelle scuole abbiamo realizzato proprio dei veri e propri corsi. Il discorso era proprio questo, cioè il discorso dell'etica ambientale però è stato su un problema filosofico ampio, che è quello del rapporto tra uomo e natura, e anche, e sicuramente anche quest'anno avremo modo di svilupparlo, la questione del come uomo e natura sì, ma anche come la tecnica si intromette in tutto questo in maniera sostanziale. Quindi in realtà questo seminario ci permette di riprendere quei temi, anche secondo me avremo molti spunti per i lavori che faremo adesso quest'anno, perché noi abbiamo intenzione di continuare questa attività e iniziare, così possiamo poi subito sviluppare tutti i temi che ci vengono. Ovviamente la formula è sempre quella, noi lo dico anche a te, lo saprei, c'è molto laboratorio, quindi sentitevi, lo dico io per te, liberi, certo, di chiedere, interrompere, no, avete l'autorizzazione. Va bene, grazie. Buonasera a tutti. Quando con Angelo abbiamo concordato il tema di questi incontri, ho scritto quelle poche righe che avete trovato sul programma. Sullo sfondo del discorso sull'antropologia filosofica vi è la questione ecologica. L'ultima promessa che facevo dove esporre le principali opzioni teoriche dell'etica dell'ambiente non può essere mantenuta se non sacrificando le altre parti. Farlo infatti mi richiederebbe quasi tutto il tempo che abbiamo a disposizione e sarebbe inoltre anche poco stimolante e poco proficuo, perché il discorso dovrebbe limitarsi a una carrellata di tesi giustapposte che non avremmo il tempo di analizzare in maniera davvero critica nei loro fondamenti e nella loro plausibilità. Peraltro, facendo in quel modo, non faremo altro che ripetere, in piccolo e male, quel che è già stato fatto molto bene in diverse pubblicazioni sulle etiche dell'ambiente, come questa vecchia curata dalla Castiglione, Etica dell'ambiente, o quelle più recenti, anche molto molto buone, di Andreozzi o della Iovino. Oltre a questo però, cioè oltre alla questione del tempo, vi è anche una ragione teorica più forte per questa scelta. È mia convinzione che la questione ecologica sollevi sì anche indubbiamente problemi di ordine etico, ma più nel senso che la parola ethos ha nel mondo greco, che non in un senso strettamente morale. E su questo punto vedrete che dovremmo rivolgere qualche obiezione anche a Hegel. La crisi infatti riguarda complessivamente la sfera del nostro convivere sulla Terra insieme agli altri viventi e dei suoi modi, quindi dalla politica, all'economia, alla tecnica e così via. Quindi coinvolge un ambito vastissimo, non solamente morale, un ambito talmente vasto che risulta quasi limitativo parlare solamente di questione ecologica, già che qui in ballo non è esclusivamente il dissesto di alcuni ecosistemi, ma è l'uomo nella integralità dei suoi comportamenti, e insieme all'uomo la Terra. Egli era ormai talmente occupato e addomesticato che addirittura in geologia si parla dell'attuale era come antropocene. Che cos'è l'antropocene? È una tesi secondo la quale le più importanti modifiche biologiche, zoologiche, climatologiche, idrogeologiche e così via che subisce attualmente il nostro pianeta sono di origine antropica, non più fisica e generalmente naturale. Vale a dire che la tecnica sopravanza la natura non più solo nell'ambito umano, come ha sempre fatto in qualche modo, ma a livello planetario. Ora, di fronte a questo fatto così eclatante che si presenta per la prima volta nella storia dell'uomo, è chiaro che non possiamo non porci alcune domande. La biologia dell'Ottocento ci aveva insegnato che le specie viventi tendono a entrare in equilibrio tra loro, adattandosi all'ambiente ognuna ottimalmente. La scienza ecologica del Novecento aveva ampliato il punto di vista dell'evoluzionismo descrivendo accuratamente tutti i circoli di feedback che garantiscono la stabilità degli ecosistemi entro i quali le specie proliferano e lentamente mutano. In questo modo queste due
queste due scienze, il darwinismo, il evoluzionismo in generale e l'ecologia, ci presentavano un'immagine rassicurante, perché prevedevano che ogni perturbazione i sistemi biologici, il sistema Terra in generale, avrebbero risposto rimettendo le cose a posto, no? Un po' come nella teoria economica della mano invisibile proposta da Adam Smith. Tuttavia, alle mani invisibili, che siano esse di ordine economico, tecnico o biologico, oggi come oggi sono rimasti in pochi a credere. Lasciati a se stessi, lo sappiamo benissimo, i mercati generano crisi tremende che si propagano più rapidamente ed estesamente delle pestilenze. E anche la natura, sottoposta indiscriminatamente allo sfruttamento tecnico, oltre certe soglie non è più in grado di mantenere un equilibrio con fluttuazioni di poca entità. E purtroppo quelle soglie le abbiamo già superate, come è evidente dall'imponente riduzione della biodiversità e dai fenomeni climatologici sempre più caotici cui assistiamo negli ultimi anni, che ne dica Trump. Questo ovviamente non vuol dire che il darwinismo, l'evoluzione e l'ecologia siano teorie errate. Nel loro dominio di validità, infatti, sono certamente teorie molto plausibili, soprattutto nella forma più raffinata che hanno raggiunto nel XX secolo, contaminandosi l'una con l'altra. E se dico molto plausibile, non senz'altro vere, è perché sappiamo da Popper che nella scienza non esiste una teoria vera, esistono solo teorie corroborate nella misura in cui non sono state ancora falsificate. Quel che avviene sulla Terra nell'epoca dell'Antropocene di fatto non falsifica né l'una né l'altra. Darwin lo sapeva benissimo che mutamenti ambientali drastici e troppo rapidi impediscono l'adattamento per selezione, e l'ecologia scientifica dal canto suo ha studiato sin da molto presto i circuiti di feedback positivo, che a dispetto del nome sono una cosa molto negativa, sono circoli viziosi che disarticolano un ecosistema. Naturalmente in ecologia, una volta che un certo ordine di relazioni tra i viventi e il loro ambiente biologico, energetico, fisico-chimico si è rotto, si prevede che se ne instauri un altro e quindi un nuovo equilibrio, magari inizialmente ad un più basso livello di complessità, ma poi a fare dell'evoluzione, arricchirlo di nuovo. Si pensa a quello che è successo nelle grandi estinzioni di massa, se ne contano almeno 5 che si sono avute nella storia della vita sulla Terra. Il problema è che ciò è corretto quando abbiamo a che fare con sistemi fisici e biologici che hanno leggi stabili e universali, indipendenti dalla configurazione particolare di un certo ecosistema. Nell'antropocene, però, nella nostra era, non ci sono in ballo solo dinamiche biologiche e fisiche di natura costante, ma anche e soprattutto il vario e mutevole, o almeno così pare, agire dell'uomo. Nel momento in cui l'uomo assurge a potenza geologica, insomma, il dominio di validità di quelle scienze si riduce sempre di più. Questo rende praticamente impossibile una previsione rigorosamente scientifica dell'evoluzione che potrà avere il sistema Terra, appunto perché una delle variabili in gioco è per molti versi imprevedibile, l'uomo. Si può tuttavia operare per proiezioni, così come fece a suo tempo il Club di Roma, commissionando al MIT il celebre rapporto sui limiti dello sviluppo, un libro che ha avuto negli anni tante critiche sia per la sua presunta scarsa scientificità che per gli scenari molto foschi che prevedeva. Indubbiamente i metodi di analisi statistica dell'epoca non erano all'altezza di quelli odierni e i dati che si potevano prendere in considerazione non erano molto estesi e accurati. Tuttavia la cosa stupefacente è che proprio in questi ultimi anni diversi centri di ricerca molto avanzati hanno pubblicato rapporti in cui sostanzialmente dicono che i limiti dello sviluppo avevano ragione. Cercate proprio questa espressione su internet e troverete tanti materiali al riguardo. Quindi tutto sommato, per quanto discutibile nel suo metodo, quel testo, che risale al 72, a quasi 50 anni fa, in qualche misura, insomma, aveva pronosticato quel che sta ancora avvenendo. Quindi quelle che erano state stigmatizzate, che sono state stigmatizzate come paure apocalittiche insensate,
si sono dimostrate piuttosto come profezie di Cassandra, ossia che si avverano nonostante non siano state credute. E questo rappresenta un duro colpo per le tesi di chi aveva puntato tutto sulla capacità autocorrettiva della tecnica, il cui sviluppo avrebbe sempre in qualche modo consentito di ovviare agli inconvenienti da essa stessa creata. Ora, si diceva da un lato Gaia, ossia l'ecosistema Terra nella sua interezza come sistema biocibernetico universale in omeostasi, di cui narrava James Lovelock, invitandoci con accenni New Age a pensare positivo mentre lavorava per la NASA, salvo poi prevedere dopo pochi anni la fine dell'umanità e divenire infine a tutt'oggi un sostenitore incallito del nucleare come unica via di scampo, e dall'altro lato il vero e proprio feticcio dell'epoca contemporanea, la tecnica, divinità foriera di ogni progresso e salvezza, ci avrebbero sempre garantito di farla franca. Nel frattempo però la situazione ha continuato a precipitare e la colpa non è certo né della Terra e neppure della fantomatica tecnica con la T maiuscola, quanto piuttosto del costante prevalere di interessi limitati e miopi nel mondo politico, economico e sociale. Di interessi e di violenze. Negli ultimi anni il numero di ambientalisti osteggiati, spesso anche uccisi, da forze e gruppi di ogni tipo in tutto il mondo è andato costantemente salendo, a riprova del fatto che mostrare la scadenza fisiologica di questa nostra cultura del consumo e dell'usura dà molto fastidio a chi ne trae i propri vantaggi. Di fatto a livello internazionale solo due organismi hanno preso sul serio la questione, innanzitutto l'Unione Europea, sostanzialmente trainata dal movimento dei Verdi di area tedesca, grazie al quale abbiamo avuto all'Unione Europea, abbiamo avuto le varie conferenze internazionali e i vari accordi sul clima che hanno visto sempre l'Europa un passo in avanti rispetto agli altri. E ciò un qualche effetto, per quanto insufficiente, lo ha certamente prodotto. La Germania, per esempio, in Germania la cosiddetta coscienza ecologica è molto diffusa e non ha più particolari connotazioni politiche. Si tratta però anche qui di una mosca bianca, perché anche in Europa la realtà è per lo più molto peggiore e il nostro paese da questo punto di vista è vergognoso. Insomma, oltre al fatto che appunto in Europa sono pochi gli stati veramente all'avanguardia, va anche considerato il fatto che la fase d'oro della politica europea è già terminata, della politica ecologica ambientale europea è già terminata dopo le crisi economiche degli ultimi anni, che hanno relegato la questione ecologica ad un fatto marginale e quasi dimenticato. In fondo anche l'Europa è un complesso di interessi particolari, si fa gli affari propri, e se si preoccupa del clima globale lo fa solo perché quel clima è anche il suo. Non stupisce quindi che l'ultimo appello davvero forte in materia di ambiente provenga dall'unica istituzione al mondo ad essere realmente ecumenica, ovvero dalla Chiesa Cattolica. E tenete presente che a dirvelo non è solo un non credente, ma uno che ha sempre pensato alla propria filosofia nella scia di quella nicciana. Quindi non ho nessun motivo estrinseco per fare una simile affermazione, che da un lato descrive un fatto, e il fatto è che la Chiesa è diffusa ovunque e pensa e realizza i suoi scopi, buoni o cattivi che li si voglia considerare, sempre tenendo presente il contesto globale planetario e tutte le razze e le culture. Dall'altro, questa affermazione esprime o azzarda un mio giudizio di valore. Questo libro, l'enciclica Laudato Si di Papa Francesco, è uno dei testi più radicali, organici e accessibili che la letteratura sull'ecologia abbia mai prodotto, per cui ve ne consiglio davvero caldamente la lettura, un bellissimo libro. Non solo però nel mondo politico istituzionale, bensì anche in quello degli intellettuali, dopo una fase di espansione del dibattito si è tornati ad un sostanziale disinteresse. Faccio un excursus rapidissimo. Con gli scritti corsari, ma non solo, già dagli ultimi anni 60 Pasolini ha rappresentato a sinistra una voce fuori dal coro, lucidissima, attualissima, una voce limpida di condanna verso la crisi di civiltà che innerva anche la crisi ecologica. Poi dopo i venti
dalla Francia hanno portato a riscoprire anche in Italia Nietzsche e Heidegger, e con Heidegger la questione della tecnica, di cui abbiamo avuto interpreti di altissimo livello, come per esempio Severino. Sulla questione ecologica in senso stretto però si è dovuto attendere molto di più. Nonostante Jonas abbia pubblicato il suo Principio di responsabilità già nel 1979, di filosofia dell'ambiente qui in Italia si è cominciato a parlare veramente solo intorno al 2000. In quegli anni ci furono un gran numero di pubblicazioni filosofiche dedicate a questo tema, ma anche quella stagione si è poi esaurita, anche perché i più si erano incanalati entro una tradizione di origine statunitense di cui continuavano a ripetere stancamente i cliché, l'opposizione tra antropocentrismo e biocentrismo, la critica al cosiddetto paradigma cartesiano, l'opposizione manichea tra tecnica buona e tecnica cattiva, e così via. Poi c'è stata la moda della filosofia analitica, che ha fatto irruzione massiccia in Europa proprio quando stava cominciando a dare i primi segni di consunzione nelle sue teorie d'origine. E la filosofia analitica è per lo più tecnofila e avversa ad analisi di carattere storico-culturale e allo sforzo di produrre immagini sintetiche complessive. Un esempio caratteristico di questo e di quanto per lo più si produce nel mondo anglosassone e in Europa continentale è la posizione odierna di Verbeek, che insegna filosofia della tecnica all'Università di Twente in Olanda. Sulla scia dello statunitense Don Heidi, egli contesta del tutto l'utilità e la fondatezza di quel che chiama filosofia classica della tecnica, titolo sotto il quale mette indistintamente tutto quel che proviene dalla filosofia cosiddetta continentale, da Scheler, Junger, Heidegger, fino a Marcuse, Anders, Eliul, Jonas, Vattimo, Severino e Latouche. Equipara tutte queste posizioni molto molto diverse tra di loro e propone contro di esse la sua nuova, ma in realtà trita e ritrita, svolta empirica, che consiste nel lasciar perdere del tutto ogni pretesa di comprendere l'azione tecnica dell'uomo nelle sue origini, nella sua storia e nella sua natura complessiva, e dedicarsi solamente all'osservazione positiva dei singoli device, mettendone in luce le potenzialità di incremento delle possibilità umane. E solamente queste. Quindi nessuno spazio all'indagine critica circa le eventuali controindicazioni, circa tutto ciò che le nuove possibilità in realtà ci sottraggono. E se pensate che esagero, provate a fare un giro in rete, anche presso l'Università di Trento, il sito dell'Università di Trento o tanti altri analoghi in Europa. Vi troverete splendidi articoli, per esempio, anche su riviste internazionali molto rinomate di fascia A, dedicati alla teledildonica. Teledildonica. Per esempio, faccio solo un esempio, per prendere un po' in giro queste cose. La teledildonica è la filosofia di cui ritrovati che consentono la straordinaria facoltà di condividere a distanza l'uso di giocattoli erotici artificiali. Per cui in due parti diverse del mondo una coppia, diciamo, può intrattenersi. Teledildonica. E all'ultima conferenza internazionale, proprio all'Università di Trento, che è una delle più importanti d'Europa, e alle quali ho partecipato con un intervento in cui citavo molta letteratura neurofisiologica circa l'effetto di rimbambimento che produce l'uso costante del navigatore satellitare, ho dovuto subirmi più di una relazione entusiastica intorno a cose come il misuratore dell'intensità dell'orgasmo, che naturalmente dovremmo sempre usare per poterlo incrementare. Ce lo deve dire una macchina, insomma, no? Se abbiamo goduto o no, e quanto e come godere sempre. Insomma, sto facendo ironia su esempi del genere solo perché sono insulsi, naturalmente, lo faccio quindi senza nessun moralismo, e anche perché nella loro assurdità e pruriginosità, che poi anche la loro vera attrattiva, esemplificano forse più di altri il carattere onnicomprensivo di questa sedicente filosofia della tecnica, che in realtà è poco più o nulla più che pubblicità indiretta a prodotti che soddisfano bisogni che, come vedremo con Galen,
non avevamo e che forse avremmo preferito non avere. Sto continuando a dire mode, poiché di fatto sono solamente mode, nutrite dal mercato, compreso il mercato accademico. In Europa oggi si fa molto spesso carriera occupandosi di diozio, questa è. E ciò non vale solo per le università tecniche finanziate dagli stessi produttori dei device che poi trovano nel filosofo di turno lo strombazzatore delle loro virtù. Vale un po' ovunque, perché se vive una moda intellettuale, riciclandosi all'occorrenza ogni volta che questa moda cambia, consente di accedere anche al mondo editoriale e giornalistico. Un tempo si era ermeneutico, per esempio, e si scriveva su Nietzsche quando Vattimo contava ancora. E sia chiaro che non metto Vattimo in questa risma. Un tempo si era ermeneuti, dicevo, quando quella era la moda, poi si è diventati neorealisti e si è cominciato a saccheggiare l'ontologia, ma il tempo sta già cambiando di nuovo, bisogna inventarsi una cosa nuova. E così, sull'onda della filosofia analitica, è arrivato anche in Italia il delirio postumanista e tutto l'entusiasmo per lo human enhancement, il potenziamento artificiale dell'uomo, la soteriologia antropotecnica. Non vediamo proprio più l'ora di diventare delle macchine, cyborg imbottiti di protesi o direttamente trasferiti su supporti di silicio per poter pascolare beatamente per l'eternità nel latte e miele digitale. Ora, pur se intriso di motivi che ricordano la vecchia filosofia ecologica, quella superficiale ma almeno in buona fede, il postumanesimo è invece, secondo me, la reazione ideologica più radicale e obliqua contro un'opzione autenticamente ecologica. Rappresenta la rottura degli argini, lo straripare dell'autoabdicazione dell'uomo alla propria soggettività. In conseguenza di ciò, nelle sue varie, svariate forme, da quelle più moderate fino all'estremo del transumanesimo, il postumanesimo conosce un unico comandamento condiviso: non resistere all'ibridazione con le macchine, che ha un presupposto: negare la specificità dell'uomo rispetto agli animali. Questo leitmotiv che pervade l'attuale moda intellettuale, questo leitmotiv tra bestie, uomini e macchine, non vi sono confini invalicabili e dunque non vi devono essere. Questo è un caso tipico di fallacia naturalistica, direbbe Hume, no? Dedurre un dovere da un essere. Questo leitmotiv ha ragioni teoriche e storico-filosofiche troppo complesse per poterle affrontare in chiave introduttiva, per cui mi riservo di esporre alcuni elementi nei prossimi giorni. Per ora limitiamoci a fissare alcuni punti. La crisi ecologica, in quanto la questione ecologica, scusate, in quanto prospettiva circa la questione dell'umanità in generale, del suo ethos, del suo modo di stare al mondo e di esserci stata e di starci ancora domani, anche in senso propriamente etologico, vale a dire come fenomenologia del comportamento della specie umana, ha due addendi fondamentali: la tecnica e gli altri inventi. Quindi da ciò il titolo del nostro, di questi incontri: uomo, natura, tecnica. Un nesso triadico rispetto al quale le varie tradizioni di pensiero, che abbiamo molto sommariamente accennato, lavorano sostanzialmente o ponendo paletti tra questi tre elementi o presumendo di cancellarli, come se si avesse a che fare con tre sostanze distinte o invece omogenee. La tecnica però non è affatto una sostanza, non è un qualche cosa che sta a sé, non è un ente, non è un toletì, eccetera eccetera, non è un individuo. È piuttosto, se vogliamo rimanere entro il lessico aristotelico, una hexis, vale a dire una disposizione, ed è una disposizione dell'uomo, un modo del tutto elementare e fondamentale della sua natura e quindi della sua condotta di vita. Dalla tecnica dunque non possiamo divorziare, perché non possiamo divorziare da noi stessi, e neppure possiamo idolatrarla come istanza superiore, perché questo significherebbe deresponsabilizzarci. Da questo punto di vista, sia le opzioni tecnofobiche che quelle tecnomaniache sono aberranti e rappresentano solamente la sopravvivenza di stanze religiose secolarizzate. È un po' infatti come nella vecchia disputa tra l'agnosi e il cristianesimo. Allora ci si domandava: Dio sia il demiurgo, l'artefice del mondo, l'artigiano e tecnico
del mondo è buono o cattivo. La sua opera è per la nostra salvezza e va dunque lodata, o è lo scherzo crudele di una divinità sommamente perversa? Quindi dicevo, l'opera del Demiurgo va lodata, o è uno scherzo crudele, quindi il Demiurgo è una divinità perversa, come volevano gli gnostici. La tecnica però non è il Demiurgo, è solo, se vogliamo, la natura demiurgica dell'uomo, che non è né buono né cattivo, è solo quello che è quell'ethos che ci distingue dagli altri viventi e che sottrae la nostra storia sin dall'inizio e poi sempre più all'evoluzione naturale darwiniana e all'ecologia biocenotica. Il che per molti versi, per troppi versi, è una fortuna, tradizionalmente si chiama libertà questo fatto, ma è anche un'avventura non garantita e non garantibile da nessuna realtà che ci trascina. È per questo che sostengo con forza un approccio basato sull'antropologia filosofica, ossia più banalmente su una teoria sintetica circa la storia materiale concreta, documentabile, di quella strana specie animale, la nostra, che ha saputo divenire il principio di un'era geologica e che proprio grazie a questo rischia di soccombere a se stessa. Perché è chiaro che il compito a cui ci pone di fronte la crisi ecologica è di gestire la natura dell'intero pianeta, di esserne noi i garanti, non la tecnica, Dio o la natura. Ed è altrettanto chiaro che non ne siamo capaci e che molto probabilmente non lo saremo mai. Questo lo voglio dire sin da ora, per quanto sia naturalmente possibile produrre giudizi sintetici, giudizi ipotetici meglio, sensati o magari anche ineccepibili, per esempio se vogliamo salvaguardare l'omeostasi di un certo ecosistema non dobbiamo interferire più di tanto immettendo in esso sostanze nocive, oppure se vogliamo evitare di produrre troppa anidride carbonica o di affidarci al nucleare, allora dobbiamo cercare di invertire la tendenza al costante aumento di richiesta di energia. Ebbene, seppure possiamo produrre questi giudizi e convincerci della loro validità, l'esperienza ci dimostra che tradurli in pratica è sempre estremamente complesso. Per questo io sono restio a proporre ricette risolutive, poiché non ne conosco di davvero efficaci e temo anzi che non ve ne siano. Tuttavia, anche per comprendere questa stessa situazione di impasse, nella quale noi in fondo sappiamo quel che dobbiamo fare, no? La comunità scientifica ce lo dice continuamente, e tuttavia rimaniamo inerti, per comprendere le ragioni di questa difficoltà ritengo necessario cercare di capire che cosa è effettivamente accaduto nella storia dell'uomo a partire dall'età della sua speciazione, che è un evento insieme tecnico e linguistico. Cioè l'uomo si fa uomo nel momento in cui insieme nascono la tecnica e il linguaggio. Questa è la tesi di Leroy Guramma, non so. Ora, questa è la prima ragione, ma non l'unica, per la quale ho scelto di parlarvi in questi seminari di Arnold Gehlen. E questa è una scelta però per tanti versi anche non scontata. Perché? In primo luogo perché la sua è comunque una impostazione datata, il testo principale che terremo in considerazione, l'uomo, dalla sua natura e la sua posizione nel mondo, è del 1940 e quindi necessita di integrazioni e aggiornamenti anche molto importanti. In secondo luogo, la scelta non è scontata perché entro il variegato campo di autori che hanno prodotto un'antropologia filosofica, Gehlen non è il mio preferito. Personalmente mi sento più vicino a Cassirer, a Günther Anders, a Hans Jonas, a André Leroy Guramma, appunto, che abbiamo appena citato. È dunque chiaro che queste mie lezioni non rappresentano il segno di un'adesione incondizionata alle sue tesi. Ancora una ragione contro questa mia scelta è che Gehlen è una figura molto controversa, sia per le sue vicende politiche, sia per le critiche cui viene ancora oggi frequentemente sottoposto, in particolare in relazione alla sua definizione dell'uomo come Mangelwesen. Essere manchevole. Essere manchevole. Mangelwesen. Ora, rispetto alla dimensione politica, mi limito a dirvi che Gehlen è stato per tutta la vita un conservatore, il che lo ha spinto anche ad una tepida adesione al nazismo. Ma dai nazisti non fu mai amato, proprio a causa di questa sua monografia del 40, scritta, cioè pubblicata in piena epoca nazista, nella quale non vi è nessun elemento che possa in qualche modo avallare la teoria delle razze, e di questo veniva accusato.
Invece sul mangel basin, sull'essere manchevole, parleremo domani. Infine, ultima ragione per la quale la scelta di Galen non è scontata è che nella sua impostazione teorica più strutturata, Galen presta attenzione prevalentemente agli aspetti ontogenetici dell'ominazione, tenendo più sullo sfondo quelli filogenetici, che ad un genealogista come me interessano naturalmente di più e che rispetto all'intento di produrre una storia dell'uomo sono naturalmente primari. Allora, ci sono tante ragioni contro, ve ne dovranno essere di altrettante o di altrettanto buone a favore se abbiamo scelto comunque Galen. E io ritengo che vi siano. Innanzitutto i limiti del tempo che abbiamo. Sarebbe improponibile parlarvi di tutti i vari contributi all'antropologia filosofica, sia da parte degli autori che tradizionalmente riconosciamo cruciali come Scheler e Plessner, sia in quelli che conosciamo piuttosto sotto altre etichette, che tuttavia hanno scritto opere e saggi molto importanti, caratteristicamente in fasi diverse della loro opera. Per esempio, il neocantiano Cassirer fa culminare la sua filosofia delle forme simboliche nella sua ultima opera, che è proprio il saggio sull'uomo. Günther Anders, invece, inaugura la sua opera con scritti di antropologia filosofica, le cui tesi però rimarranno sempre alla base della sua successiva critica alla rivoluzione industriale. Dal canto suo, Hans Jonas comincia come storico della gnosi, ma è nella fase centrale della sua produzione che scrive un gran numero di saggi antropologici, senza i quali non comprenderemmo a fondo la sua opera capitale, che è il principio di responsabilità. A tutto questo però possiamo naturalmente solo accennare, per quanto già da questi accenni si comprende che la ricostruzione delle varie antropologie filosofiche in questi autori è più laboriosa, data la loro maggiore frammentarietà ed episodicità. Per converso, quello di Galen è stato il tentativo più continuo, vasto, sistematico e influente in materia, tanto che senza la sua opera pluridecennale, forse un'antropologia filosofica come disciplina a sé stante non sarebbe nata o sarebbe rimasta molto più nell'ombra. Se bisogna dunque riferire sinteticamente intorno all'antropologia filosofica, Galen rimane l'autore principale di riferimento. Ancora, un motivo ancora più pregnante di questo, e per me del tutto decisivo, riposa nel fatto che l'antropologia filosofica di Galen è stata l'unica teoria significativa del Novecento a fondarsi metodologicamente, in maniera del tutto esplicita e sistematica, sull'interazione tra filosofia e scienze positive. E in questo ha superato gli interdetti di Husserl e di Heidegger ed è in qualche modo tornata, per certi versi, ad un'impostazione più prossima a quella marxiana. Su questo l'introduzione all'uomo è del tutto chiara. A questa istanza Galen rimarrà fedele in ogni sua opera, chiamando in causa la biologia, la fisiologia, l'etologia, l'ecologia, l'embriologia, la linguistica e così via, la neurobiologia e così via, più di ogni altro degli autori che abbiamo citato. Infine, avendo enfatizzato sinora le differenze tra i vari interpreti dell'antropologia filosofica, dobbiamo anche menzionare l'altra faccia della medaglia e dire che ciò che pure consente di assumere Galen come esempio dell'antropologia filosofica nel suo complesso è l'intima consonanza dei motivi centrali delle impostazioni di questi vari autori. Quindi, al di là di ogni differenza nei particolari e anche al di là di ogni avversione personale tra loro, faccio solo un esempio: Anders lui stesso ci racconta che tutti dicevano quanto simili fossero le sue tesi con quelle di Galen e di quanto lui odiasse e non volesse ammettere nessuna affinità con quel conservatore. Affinità che però di fatto sono molto ingenti, ci sono passi di Galen che sono identici a quelli di Anders. E si comprende che se così non fosse, cioè se non vi fosse questa affinità di fondo, se le differenze fossero troppo marcate, l'operazione che andiamo facendo non sarebbe stata possibile o proficua. Quel che essa dunque in qualche modo anche conferma è proprio l'esistenza di tutta una serie di motivi teorici condivisi da un ampio gruppo di filosofi e scienziati provenienti da tradizioni anche molto distanti da loro e in contrasto.
È come se, nonostante tutto, vi fosse un patrimonio comune che va riconosciuto e riformulato in una metodica rigorosa, sottraendolo alle più svariate interdizioni che derivano da motivi estranei al nostro oggetto. A riguardo vi faccio solo un esempio che è molto icastico. Quando sono stato a parlare di filosofia della tecnica presso il Centro Broca per l'antropologia della Sorbona di Parigi, che è un certo fortemente influenzato dalle concezioni di Leroy Gourin, nella mia relazione ho parlato a lungo proprio della teoria circa la coorigine di tecnica e linguaggio, la teoria di Leroy Gourin, tesi intorno alla quale però non potevo non menzionare anche Galen, che ne è stato di fatto il precursore. In sede di discussione, il direttore del convegno, Xavier Gouchet, che peraltro è uno studioso di cultura molto vasta, mi ha chiesto perché mai collegassi il nome del loro amato Leroy Gourin con quello di Arnold Galen, lasciandomi intendere che sarebbe una compagnia forse non troppo gradita. Ebbene, vi confesso che dato il tenore di quella mia conferenza, per un attimo sono stato molto perplesso su come rispondere, perché in effetti mi pareva di aver messo in luce con estrema evidenza proprio quelle tematiche che Leroy Gourin sono più prossime e spesso del tutto coincidenti con quelle di Galen. Per cui delle due l'una: o sono entrambi personaggi pericolosi, oppure l'indirizzo politico di un filosofo non deve essere necessariamente un filtro preliminare alla lettura della sua opera. Sono andato veloce, temevo di perdere troppo tempo, forse ho corso anche un po' troppo. Allora andiamo avanti. Vi dicevo del manglivesi, l'essere manchevole che è l'uomo rispetto agli altri animali, che è poi la definizione rispetto alla quale il postumanesimo odierno, ma non solo, ha prodotto i suoi strali più violenti contro Galen, rinvenendo in ciò il peccato originale che inficerebbe tutta la sua restante antropologia. Vi dico subito, magari poi lo mostreremo più particolareggiatamente, che si tratta di critiche superficiali, sia perché non colgono affatto il senso reale di quella definizione, sia perché accollano a Galen, e proprio così paradossalmente riconoscono l'esemplarità della sua opera, una responsabilità che in effetti non ha. Perché la concezione dell'uomo come di un essere manchevole è forse la più diffusa e la più antica che vi sia. Già Nietzsche diceva l'uomo l'animale più debole e degenerato, ma proprio per questo più profondo e interessante che abbia mai calcato la terra. E la definizione hegeliana per cui l'essenza dell'uomo è di non aver essenza è nella sostanza equivalente. A determinare l'uomo è essenzialmente la sua indeterminatezza, ossia l'essere non vincolato ad una natura stabile e quindi a un set di caratteri e facoltà fisici e mentali dati una volta per tutto. È l'essere perciò rimesso, consegnato per poter vivere, alla sua azione libera e intelligente. Un tema che a ben vedere, se andiamo a studiare anche queste epoche più lontane, pervade tutto il Medioevo. Esemplare un testo è il Trattato sull'origine dell'uomo di Gregorio di Nissa, e affonda le sue radici nell'antichità. E poiché questo tema è costitutivamente connesso con quello della relazione tra umano e animale, che abbiamo già detto essere uno dei fulcri di tutto il discorso, anche accogliendo un invito esplicito di Angelo e un suo preziosissimo suggerimento, dedicheremo una prima sessione di confronto con i testi proprio tornando a Platone e Aristotele. Da Platone leggeremo insieme il mito di Prometeo, narrato nel dialogo dedicato a Protagora. Di Aristotele vi parlerò soprattutto delle prime pagine della Politica. E come vedremo, in entrambi questi testi è già presente la teoria del manglivesi, per dirla con Galen. Dell'essere manchevole, dell'uomo come essere manchevole. Di Galen invece intendo proporvi un paragrafo della sua introduzione all'uomo, sono i testi che già avete avuto, penso, per poi sviluppare un discorso più complessivo incentrato sulle sue opere mature, in particolare due: L'uomo delle origini e la tarda cultura, che è questo, e L'anima nell'epoca della tecnica, che non ho perché ce l'ho solo in tedesco. Cominciamo domani mattina con l'italiano, questo. Lo sa che non lo so? Lo sa che non lo so?
Socrate. No, non lo so, è plausibile comunque. E magari anche con un titolo non esattamente corrispondente. Die Seele im technischen Zeitalter in tedesco. Allora, nell'ottica appunto del dover affrontare questi testi che vi dicevo, vorrei fare poche premesse. La forma di queste letture vuole essere seminariale. Potete e dovete interrompermi in ogni occasione in cui abbiamo qualche dubbio, quindi non abbiate alcuna remora a farlo. Trattandosi inoltre, nella prima sessione, quella di domattina, di testi dell'antichità, vorrò anche di tanto in tanto, non molto, ma in alcuni punti, fare un lavoro un po' più specialistico sul testo filosofico greco, sul lessico filosofico greco, intervenendo laddove sia necessario sulle traduzioni, il che è importante sia dal punto di vista di una comprensione più accurata, sia per darvi un'idea di come si affronta rigorosamente un'opera a noi distante nel tempo e nella lingua. Il nostro tema riguarda le potenzialità dell'antropologia filosofica di fornire una chiave di lettura consistente circa la situazione odierna dell'uomo sulla Terra. Come dicevamo, questo rende necessario affrontare alcune questioni cruciali, come quella del rapporto tra umano e animale e quella dello statuto ontologico della tecnica, se sia un'entità a sé stante, sovrumana, se sia una disposizione dell'uomo, se sia qualcosa di generalmente naturale, quindi animale e così via. Il quadro a cui si tende inoltre non è limitato all'ultima fase, alla nostra, alla fase entro la quale la crisi ecologica assume dimensioni planetarie, bensì all'intera storia dell'ominazione, a partire dalle sue origini nell'emergenza della tecnicità umana e del linguaggio. Ebbene, la prima domanda che ci viene è chiaramente questa: cosa può averci da dire intorno a tutto ciò la tradizione antica? Perché cominciamo da Platone? In realtà ha moltissimo da dirci, anzi molto di più di quanto potremmo vedere. Cercheremo quindi di dare un taglio più specifico al nostro orientamento e innanzitutto chiedendoci in che modo la filosofia greca può avere qualche connessione con l'ecologia. Ebbene, se intendiamo ecologia nel senso della scienza ecologica, il primo dato è che molti studiosi di storia dell'ecologia, come Deleuze, Coe e così via, più o meno convintamente ritengono che sia Aristotele il padre della scienza ecologica animale, di cui avrebbe enunciato alcuni principi elementari nelle sue opere naturalistiche, soprattutto nel ottavo e nono libro della storia degli animali. Per esempio, in questi libri vi troviamo la descrizione della competizione interspecifica in habitat con scarsità di risorse, cioè che cosa avviene quando due specie diverse si contengono un'unica fonte di nutrimento in un ambiente dove questa fonte scarseggia. Quindi questa è una descrizione di un fatto tipicamente ecologico, non è solamente zoologia, diciamo così. L'opera di Aristotele è poi stata continuata da Teofrasto in particolare e tramite Teofrasto dai naturalisti alessandrini. Ora, rispetto ad Aristotele in particolare, è ovvio che quanto noi più restringiamo e specifichiamo metodologicamente e contenutisticamente la definizione di scienza ecologica, quanto più la rendiamo precisa, tanto meno l'opera di Aristotele può essere considerata la vera e propria nascita dell'ecologia, tutt'al più può essere considerato un presentimento. È però anche vero che non rispetto ad Aristotele, ma rispetto all'opera degli scienziati alessandrini, che secondo diversi interpreti sono i veri attori della rivoluzione scientifica, di cui quella della prima modernità sarebbe una ripresa, cioè l'intervallo del Medioevo, ma la rivoluzione scientifica è cominciata già con gli scienziati alessandrini. Dicevo, rispetto ad essi la loro opera non ha goduto, diciamo così, della preferenza dei copisti medievali ed è andata quasi completamente persa, il che non ci consente una valutazione
cioè non sappiamo se lì avessero fatto passi significativi avanti rispetto ad Aristotele, anche se è molto plausibile che sia così. Quindi da questo punto di vista sospendiamo il giudizio e ci limitiamo a notare che se non una vera e propria ecologia, sicuramente gli antichi, Aristotele in una maniera più vasta, hanno studiato sistematicamente la zoologia. Questo, dicevo, era considerando ecologia nel senso di scienza ecologica. Se invece pensiamo all'ecologia nel senso della crisi e dei suoi presupposti, possiamo dire di più, in effetti. Partiamo dalla questione dell'antropocentrismo. Per molti autori l'antropocentrismo sarebbe la radice ultima della crisi, o prima della crisi. Autori che spesso addossano la responsabilità della nascita dell'antropocentrismo alla tradizione greca, insieme o no a quella ebraica e cristiana. Ebbene, in risposta a costoro si è spesso tornati ad un'opera di età tarda scritta da Celso e intitolata Ricerca intorno agli esseri viventi. Di quest'opera abbiamo un buon numero di stralci che ci sono stati tramandati da Origene, uno dei padri della Chiesa, che contro Celso scriveva in chiave apologetica, in difesa dei dogmi del cristianesimo, opponendogli le verità rivelate intorno all'ordine dei viventi, che sia nell'ebraismo che nel cristianesimo è chiaramente un ordine gerarchico al cui vertice vi è l'uomo come corona della creazione. Quindi Origene si opponeva a Celso e lo faceva perché nel testo di Celso non è affatto così, l'uomo non è la corona della creazione, la sua prospettiva è tutto fuorché antropocentrica, egli è del tutto esplicito nel negare un primato dell'uomo sia rispetto agli altri esseri viventi sia rispetto ad un presunto rapporto privilegiato con il divino. Per Celso ogni ente ha lo stesso identico rapporto con il divino, tutto è pervaso con il divino e Dio si occupa egualmente di qualsiasi parte del mondo. E tuttavia anche Celso, che da tale punto di vista potrebbe essere considerato un precursore del biocentrismo, viene considerato un precursore del biocentrismo, nel descrivere le differenze che pur vi sono tra uomini e animali, anticipa chiaramente elementi della concezione di Galen dell'uomo come mangelwesen, essere manchevole. Celso arriva a dire, dice, non solo l'uomo non è privilegiato rispetto agli altri animali, ma anzi, è anche peggio. Ora, questo testo tardo, naturalmente, Celso neoplatonico, che ha il merito di essere il più tematico e organico di cui abbiamo memoria, ha naturalmente molte anticipazioni nella filosofia greca precedente, anche in quella più antica. Per fare solo pochissimi accenni, si ricordano i pitagorici con il loro divieto di cibarsi di carne o diversi passi del poema di Empedocle. Ma in realtà potremmo parlare anche di Democrito, che è molto, scrive cose molto interessanti sull'argomento. È però anche chiaro che la tradizione greca, della filosofia greca, proprio perché non è una tradizione religiosa vincolata a dogmi indiscutibili, ha naturalmente molte correnti diverse e contrastanti e i suoi critici insistono notando che a parte qualche eccezione marginale come questa di Celso, Democrito e così via, ammesso che Democrito possa chiamarsi marginale, il nucleo più importante di quella tradizione, ossia le filosofie di Platone e Aristotele, rimane radicalmente antropocentrico. Ebbene, vi dico subito che secondo me non è così, o almeno non con la forza che l'antropocentrismo ha avuto nelle altre due tradizioni menzionate, quella ebraica e quella cristiana, e ancor più, soprattutto, nella modernità occidentale. Però è chiaro che dirlo non basta e domani cercheremo di mostrarlo leggendo questi testi che vi ho proposto di Platone e di Aristotele. In questa relazione che lei ha esposto, facendo dei riferimenti ai diversi autori, a un certo punto mi sembra che si affermi che la tecnica in un certo senso è neutrale,
dipende sempre dall'uso che noi ne facciamo, no? Se non sbaglio, o forse ho capito male. Preciserò meglio, perché non sì. penso che sia così, però diciamo, mi è sembrato più o meno. Diciamo che sicuramente ho rifiutato sia l'opzione tecnomaniaca che quella tecnomaniaca. Sì, 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 ecco sì. Io riferendomi anche, ho letto diverse volte il libro di Anders Noi figli di Ekman, dove parla appunto della legge della discrepanza, l'incapacità che noi abbiamo di controllare e di prevedere gli effetti che ha la tecnica, perché ha raggiunto tali livelli che noi non possiamo più controllare. E tra l'altro c'è anche quel famoso adagio di Einstein, dove dice che nessun topo immaginerebbe di potersi costruire una trappola mentre l'uomo ha costruito la bomba atomica, insomma. Quindi quando si afferma, diciamo, per giustificare appunto il progresso, questa fiducia, come si diceva prima, divina nel progresso, quasi divina, e quindi la tecnocrazia, insomma, tutti questi, si afferma questo, non si comprende che, a mio avviso, oggi abbiamo superato, come diceva Dante, le colonne d'Ercole. Non a caso poi inserisce nel ventiseiesimo canto Ulisse nella fiamma, e la fiamma sappiamo che appunto il fuoco di Prometeo che appunto simboleggia la scienza e la tecnica. Ecco, quando appunto io discuto con alcuni che amano appunto le nuove tecnologie, insomma i social, e mi dicono: ma dipende sempre dall'uso. E io faccio questa osservazione: una volta si usavano le frecce, adesso si usa la bomba atomica. Mi spiegate qual è l'effetto? Cioè, è completamente diverso l'effetto, quindi è come se noi avessimo veramente superato il limite, no? E quindi questo ci fa ritornare proprio al concetto greco della hubris, della smisuratezza, che tra l'altro viene citata anche da, diciamo, viene prefigurata anche da Leopardi nella Ginestra, insomma. Quindi c'è sempre questo, il concetto, l'intuizione. A proposito di questi filosofi greci, avevano già previsto in un certo senso i problemi che si ponevano già all'origine, nel momento in cui ancora la tecnica non aveva questo potere, perché oggi ha un potere spropositato rispetto all'uomo. Noi siamo ormai schiavi, tra l'altro io ho scoperto in questi giorni, proprio perché dovevo scrivere un articolo che poi ho pubblicato in un giornale online, ho scoperto che c'è un testo del 500 di un amico di Michel Montaigne, Etienne la Boite, non mi ricordo, scusate la pronuncia, discorso sulla schiavitù volontaria, che è qualcosa di straordinario. Sembra che stia parlando di Facebook, dei social, scritto nel 500. Quindi veramente c'è una capacità nell'uomo intuitiva di prevedere gli effetti che poi si verificano nella nostra realtà contemporanea, e lo vediamo, insomma. Poi c'è un'altra questione della tecnica oggi, è la questione dell'esperienza. Cioè, una volta l'esperienza si trasmetteva di padre in figlio, di generazione in generazione, invece adesso non viene così, è stata completamente capovolta, perché i genitori, i padri, non sono più in grado di utilizzare la tecnica e i figli sono, diciamo, più tecnologici. Quindi questo che cosa presuppone? Che l'esperienza viene completamente cancellata, almeno da quello che è la mia riflessione. Quindi c'è un altro nodo fondamentale, diciamo, dell'uso della tecnica e di come l'uomo si pone di fronte appunto a questa, diciamo, possiamo chiamarla una rivoluzione, ma anche veramente qualcosa che prima non era mai successo, e quindi l'uomo si ritrova di fronte a qualcosa di cui ancora, diciamo, c'è un mistero, no? Perché appunto, come diceva Anders, noi siamo di fronte a qualcosa che non possiamo più immaginare quali possono essere gli effetti. Un altro effetto che produce, sempre a mio avviso, è la viltà. Se io mi posso nascondere ormai, viltà, l'uomo diventa sempre più vile, perché si può nascondere dietro questi oggetti, e un pazzo può con un click sterminare tutto il mondo, perché prima non era possibile questo, invece adesso è possibile, basta
cliccare o appunto avere questo bottone nelle mani che esplode come sta accadendo. Vediamo appunto negli Stati Uniti le stragi che avvengono. Ecco, questi sono gli effetti devastanti che dobbiamo, con cui noi dobbiamo veramente avere a che fare. Ecco, questa era la mia, un po' la mia riflessione in merito anche a tutto quello che è stato sollevato. Lei sfonda tante porte aperte, nel senso che lo dicevo io, non lo dicevo troppo esplicitamente, ma insomma condivido le preoccupazioni radicali di Anders su questa, su questa questione. Lei mi ha citato il testo su Eichmann, le consiglio i due volumi dell'Uomo è antiquato, che sono veramente fantastici. L'Uomo è antiquato, che sono bellissimi. Però questi temi sono presenti anche in Galen, come vedremo. Allora, però, in particolare rispetto alla prima questione, lei mi ha chiesto se la tecnica è neutrale. No, la tecnica non è neutrale, naturalmente. Non è neutrale perché la sua dinamica, vedete? Perché la dinamica di sviluppo, accrescimento, dell'impalcatura tecnica, diciamo così, delle nostre società, ha un andamento storico innanzitutto non omogeneo e uniforme, cioè il modo in cui si è evoluta la tecnica del paleolitico, del neolitico, del mondo antico, della prima rivoluzione industriale, della seconda, della terza, eccetera, eccetera, fa emergere ogni volta fenomeni nuovi, più complessi, più difficilmente controllabili, e rispetto ai quali l'azione dell'individuo, dei ceti, dei gruppi, anche degli stessi tecnocrati, è sempre meno dirigibile intenzionalmente. Cioè noi ci troviamo in una situazione di fronte alla quale effettivamente l'individuo non può nulla, ma neanche le grandi, i grandi accentramenti di qualsiasi genere si siano di potere può molto. C'è un andamento che assume per qualche verso dimensioni fatali. Certe cose Anders dice, no, ora la legge è che quel che si può scoprire si scoprirà, quel che si scoprirà si produrrà, quel che si produrrà succederà. Quindi lo scoppio della bomba atomica non è un fatto accidentale, ma è iscritto già nella sua possibilità, e quella possibilità la troveremo, perché insieme alla tecnica noi abbiamo un impulso fortissimo nelle sue origini, assolutamente positivo dal mio punto di vista, perché comunque proviene dalla filosofia, l'impulso alla conoscenza, per cui non riusciamo, diciamo, a non indagare qualcosa, anche se quel qualcosa è potenzialmente distruttivo. Come vedremo, Galen finirà per dire proprio questo: alla fine dobbiamo renderci conto che solo un atteggiamento di rinuncia può in qualche modo garantire una possibilità di ritorno, e questa rinuncia deve attaccare o all'inizio del processo o alla fine. L'inizio è la volontà di conoscere, la fine è la volontà di produrre e consumare. Da che lato attaccare la cosa, non lo so, forse non è possibile da nessuno dei due, ma comunque. Quindi la tecnica non è neutrale. Non è neutrale perché non è un fenomeno morale, cioè non è né buono né cattivo. La tecnica è, ripeto, un dato antropologico che muta insieme alla storia dell'uomo. Per questo guardiamo la storia dell'uomo, per capire come muta, per avere un'idea di quale direzione prende. E diciamo, affrontare la questione tecnica, ecologica, a partire dall'antropologia filosofica, ripeto, è proprio questo. Parte proprio da questa consapevolezza che non abbiamo a che fare solamente con la tecnica, ma che abbiamo a che fare sostanzialmente con l'uomo. Con l'uomo tecnico, sin dall'origine tecnico. E quindi, diciamo, un tentativo teorico, il tentativo teorico che secondo me è più all'altezza di questa situazione così complessa, non può essere né nei termini
del tecno entusiasta, del tecno feticista, che dice non vi preoccupate, tanto la tecnica risolverà sempre comunque tutto, perché non è affatto così, né però neanche nei termini di una critica alla tecnica che non tenga in considerazione l'uomo, ossia, diciamolo subito, la politica. Cioè, la politica come insieme di economia, costumi, eticità dei costumi, morale, eccetera, eccetera. Complessivamente, perché in ballo è proprio questo. Anders a un certo punto dice: oramai l'uomo non è più il soggetto della storia, l'uomo è costorico, il vero soggetto è il sistema tecnico. Arnold Gehlen diceva: la mega macchina, ossia la fusione organica di scienza, tecnica e industria, ci conduce all'epoca della post-histoire. La storia è finita, l'uomo non è più il soggetto di niente, c'è solo la gestione tecnica del pianeta. Ebbene, se si vuole resistere, e io ci proverei, perché insomma ci tengo a questa strana cosa che chiamiamo libertà, se si vuole in qualche modo insistere caparbiamente a voler essere i soggetti della nostra propria storia, la questione dal mio punto di vista va affrontata sul piano politico oltre che filosofico, essenzialmente politico. Il discorso sulla schiavitù volontaria non lo conosco, la ringrazio per il suggerimento, lo cercherò senz'altro questo testo. Sulla questione dell'esperienza, sì, è una questione molto importante, i nativi digitali eccetera eccetera. Io ho ascoltato pochi giorni fa alcuni una relazione del professor Montani, Pietro Montani, che parlava proprio di questo fatto, ci diceva in effetti ogni mutamento significativo nelle strutture tecniche di una civiltà richiede lunghi tempi di interiorizzazione e nella fase di passaggio crea tutta una serie di problemi. Lui ritiene possibile che anche questa fase del digitale venga prima o poi interiorizzata, però è anche lui consapevole di un problema, secondo me, di rimente, che era il problema che avanza Anders, che avanza l'Europa Urana, eccetera, eccetera, e ossia che man mano che si sviluppa l'apparato tecnico e la struttura tecnica della nostra civiltà, diviene sempre più veloce questo sviluppo. Diviene sempre più veloce, e quelli che Anders chiama i dislivelli prometeici tematizzano proprio questo fatto, ossia il rischio che non vi sia più questo tempo necessario all'interiorizzazione, e quindi se non altro lo scollamento tra le generazioni, che è già un dato di fatto, ma anche la possibilità che l'integrazione non avvenga mai, e quindi che la possibilità di un padroneggiamento di questi enti che in qualche modo invadono anche il nostro corpo non possa più avvenire. Ragionavo che spesso si rischia poi di mischiare posti che magari hanno significati completamente diversi. Tante tecniche e tecnologie, per esempio, sono due cose che non è che siano sinonime. Perché la tecnica ha più a che fare con l'abilità. Infatti evolve proprio l'allungamento delle capacità e dell'evoluzione dell'uomo. La tecnologia invece ha risvolti diversi, perché diciamo, è effetto di una produzione e quindi implica tutta una serie di altre situazioni. Spesso si tende ad attribuire all'una o all'altra il significato che non hanno, e addirittura si tende anche, come diceva lei, a schierarsi se sia bene, se sia male, se sia buona, se sia cattiva. In realtà la sfida forse è che in entrambi i casi, sia quando si parla di tecnica, sia quando si parla di tecnologia, la sfida è proprio di trovare invece non la migliore o la buona o la cattiva, ma di trovare quella appropriata, cioè quella che in una data situazione, in un dato contesto, in una data insieme di
condizioni costituisce la scelta equilibrata e la scelta più efficace. Lei sta parlando adesso di tecnico o di tecnologia? In entrambi i casi, in entrambi i casi. Perché una tecnica iper fantascientifica, diciamo così, straordinariamente intesa come applicata in un contesto o in una situazione di un certo tipo può risultare totalmente inutile, così anche la tecnologia. E diverso è anche il dipende anche dalla posizione ideologica con la quale uno si avvicina a queste cose. Che sembrano apparentemente molto estranee, no? alle situazioni che viviamo tutti i giorni, che i comuni esseri viventi vivono tutti i giorni, ma in realtà ci pervade moltissimo, ci condiziona e orienta anche scelte politiche, piuttosto che scelte amministrative, piuttosto che scelte di carattere di ogni genere. Quindi forse approfondire bene, magari cercare di tenere in equilibrio sia i termini di tecnica e di tecnologia e sia le diverse implicazioni che questo comporta può essere utile anche a maneggiarle meglio nell'interesse generale ma anche personale. Faccio una premessa che forse può dare anche maggiore pregnanza a quello che lei ha appena detto. In inglese non esiste questa differenza. In inglese non esiste la filosofia della tecnica, esiste solo la filosofia della tecnologia. Cioè non esiste proprio la differenza concettuale tra tecnica e tecnologia, si parla solo di tecnologia. E quindi lì la confusione è costitutiva fra i due valori diversi che hanno queste parole. Naturalmente io quando parlo di tecnica ne parlo sempre in senso proprio come di qualcosa che appartiene all'ethos umano, quindi come un insieme di disposizioni, facoltà, modalità di stare al mondo di questo animale che siamo, laddove per tecnologia uso per lo più macchine, apparati, eccetera, eccetera. Sono due cose completamente differenti. Ancora più forte nella tradizione continentale è la posizione di Heidegger. Heidegger all'inizio della questione della tecnica dice: guardate, la tecnica non è un insieme di apparati, la tecnica non ha nulla a che vedere con l'insieme di tutti gli apparati tecnici che ci circondano, la tecnica è un modo di svelamento dell'essere, quindi il modo in cui nella nostra epoca si dà per noi verità degli enti. In qualche modo a partire da questa dimensione noi siamo fatalmente destinati ad accogliere qualsiasi aspetto della nostra vita, della natura, eccetera, eccetera, in termini tecnici, che è poi quello che facciamo, di fatto. Rispetto a quello, questo solamente per dire, insomma, che nella tradizione della nostra filosofia questa distinzione ce l'ha sempre ed è molto, molto, molto forte. Anche in greco naturalmente, anzi in greco è ancora più composta la situazione, perché tecnica significa anche arte, non significa solamente la tecnica artigianale. Abilità, certo. Abilità è più arete, però anche tecnica, certamente. Rispetto alla questione però più particolare che lei poneva, cioè in realtà avere presente questa differenza ci consentirebbe di orientare meglio i nostri discorsi e di orientarli non nel senso di una della dicotomia tecnica buona, tecnica cattiva, che confonde queste due dimensioni, ma nel senso di un'appropriatezza a seconda dei contesti, eccetera, eccetera. Sì, indubbiamente, è quello che dicevo prima, è d'altronde necessario farlo, cioè è necessario sviluppare un discorso anche strumentale, anche di ecologia superficiale, si diceva un tempo,
relativo alle modalità anche tecniche di affrontare la crisi ecologica. È quello che accennavo dicendo: noi possiamo, dobbiamo produrre giudizi ipotetici del tipo: se vogliamo questa cosa, allora dobbiamo usare questo mezzo appropriato rispetto a questa cosa. Sono indubbiamente d'accordo con lei, però ciò non toglie che dobbiamo considerare il fatto che, almeno a livello di massimi sistemi, questo desiderio è disatteso dalla realtà. Non si sceglie una tecnica perché è la più appropriata, a partire da giudizi del tutto ragionevoli intorno alla sostenibilità del nostro modo di vivere, assolutamente. Si sceglie piuttosto, quasi sempre, solamente in termini economici o di potere. E perciò l'opzione politica rimane primaria. Sempre con il dubbio che l'approccio economico, anche l'economia della tecnica, su cosa intendiamo l'approccio economico, per esempio nel confronto costo-beneficio, no? A che periodo e da dove a dove lo teniamo in considerazione? Perché se valutiamo l'approccio economico solamente disinteressandoci, ad esempio, no? su che verrà dopo, su chi certo. Verrà dopo, ovviamente sono condizionato a fare la scelta più economica che al momento mi conviene, senza considerare magari o effetti che ricadranno su chi verrà dopo, certo. E se troveranno per rimanere magari alla mia scelta di limitarmi a fare la valutazione economica solamente limitatamente al mio interesse immediato, certo. E contingente. Sì. Invece la crisi è planetaria e mette a rischio le generazioni future. Per cui, dicevo, qua questo è detto tutto benissimo. Cioè bisogna considerare tutto il mondo, tutte le razze, tutti gli uomini sulla Terra e le generazioni future, naturalmente. Bisognerebbe. Volevo dire io una cosa. Mi sembra un po' preoccupante. Che dato che ha detto che praticamente già l'uomo è tecnica, no? E c'è anche il discorso che già una cosa contiene in sé quello che sarà. E il fatto che ci sta questa crisi ecologica e l'uomo che con l'antropizzazione appunto contribuisce, anzi quello che ha causato questo squilibrio, no? C'è già in sé il discorso del problema ecologico, è già un dato, cioè voglio dire, non è una novità, era già scritto il discorso che l'uomo facesse questo, sia che tende all'autodistruzione, cose che non fanno magari gli animali, per esempio. Questo è compensato quindi come cosa negativa della situazione in merito all'uomo. Allora, l'assunto fondamentale dell'antropologia filosofica è che l'uomo non è naturalmente adattato all'ambiente, ma adatta costantemente, sempre, sin dall'inizio, a sé il proprio ambiente. Quindi da questo punto di vista l'uomo è sin dall'inizio una potenza ecologica, diciamo così. Non si limita ad essere, diciamo, incastonato entro un ecosistema, ma produce ecosistemi. E questo dal Paleolitico, poi in maniera sistematica, molto più forte nel Neolitico, e così via. Quindi che all'uomo appartenga questo lavoro tecnico sulla natura è un dato di fatto sin dall'inizio. Che questo abbia in sé, in nuce, sin dall'inizio anche un destino di distruzione, di autodistruzione, come diceva lei, beh, speriamo di no, però insomma non c'è da stare molto allegri rispetto a come stiamo andando avanti. Tuttavia io prima ho detto non ho soluzioni, non so neanche se ci sono, però non voglio neanche essere apocalittico, cioè non ho neanche una precisa teoria sull'esito ineluttabile di questo processo. Lo stesso Anders, che forse è stato il più pessimista da questo punto di vista, sul suo pessimismo poi radicava un'esigenza di responsabilità, che è quella di provarci anche se disperati. Insomma, la disperazione non ci esenta dal compito di
della libertà. E il compito della libertà, da filosofo, strettamente da filosofo, diciamo così, possiamo nutrirlo in qualche modo ricordandoci che nella fase storica vera e propria dell'umanità si è raggiunto un equilibrio notevole fra la pulsione tecnica alla manipolazione dell'ambiente e la natura stessa, cioè il mondo antropizzato è stato anche un giardino, non solo una terra devastata. Quindi nell'uomo si danno probabilmente tutte le possibilità, l'animale non definito, quindi in qualche misura, per quanto possa essere difficile, il compito di definirsi costantemente può anche riuscire senza un impasse definitivo. Mi è rimasto un po' scuro questo passaggio sul rapporto tra ecologia e postumanesimo. Non so se ho capito bene in che modo sono contrapposti, perché tu a un certo punto hai fatto un ragionamento, però io penso di non aver colto questo. Cioè, il postumanesimo, tu hai parlato appunto di questo tema della tecnica che è centrale dell'ibridazione. Vorrei sapere anche che tu magari se lo riprendi sinteticamente, io posso anche. Cioè, mi venivano in mente delle cose, però non so se ho capito. Magari non riesco a capire perché tu a un certo punto mi sembra che abbia detto. Il postumanesimo si contrappone a un pensiero ideologico. Ecologico, sì. Non so, io sono molto critico nei confronti di tutto il dibattito sul postumano, perché è superficiale, è una moda, è condotto umanamente ed eredita tutta una serie di cliché del vecchio dibattito ecologico. Quindi apparentemente si pone in linea di continuità con la vecchia filosofia dell'ambiente. In realtà la stravolge completamente, perché le stesse critiche a Cartesio, all'antropocentrismo, all'ogocentrismo, eccetera, eccetera, nella filosofia dell'ambiente erano intese a acquisire un rapporto, diciamo, sostenibile con la natura. Nel postumanesimo sono volte semplicemente a togliere qualsiasi vincolo e limite ad ogni applicazione tecnica possibile e immaginabile. Nel postumanesimo la tecnica è Dio in terra, basta. E l'uomo e l'animale e la macchina sono, diciamo, in qualche modo appunto di senza tecnica macchina, sono in qualche modo omologati e messi a disposizione di qualsiasi macchinazione tecnica. Questo è dal mio punto di vista il postumanesimo, null'altro che questo. E quindi gli riconosco una natura ideologica. Cioè, la natura ideologica nel senso stretto del termine, no? La giustificazione sovrastrutturale di rapporti di produzione esistenti. Questo è il postumanesimo. Nella ricostruzione che tu hai fatto, di questa linea antropologica centrata sull'uomo come animale manchevole, no? L'essere manchevole. Però secondo me un altro dato interessante viene da Marx, che mi pare non sia entrato nel tuo discorso, non so se ero nella stanza da menzionare. E a un certo punto hai detto che ci sono dei contatti con... tra l'altro questa cosa è interessante perché anche qui il filtro politico cade, no? Perché appunto politicamente sono incompatibili, ma sul dato antropologico secondo me si ritrovano e si ritrovano bene, dando sostanza a quest'idea dell'animale manchevole. Perché c'è un passaggio dell'ideologia tedesca, famosissimo, no? Qui appunto Marx dice qual è la differenza tra l'uomo e gli altri animali. La differenza non sta nel fatto che l'uomo ha qualcosa in più rispetto agli altri animali perché è un essere razionale, quindi ha la religione, la filosofia, eccetera, eccetera, ma perché ha qualcosa in meno. E diciamo, nel ragionamento a un certo punto dice vi sono delle carenze psicofisiche, nel corredo psicofisico, no? Dell'uomo ci sono delle carenze e quindi l'uomo è chiamato a produrre, quindi a essere tecnico. Certo. Non solo a vivere ma a produrre le condizioni della sua vita. Quindi mi sembrava interessante, diciamo, aggiungere questo elemento marxiano, diciamo, più, se volete,
con questo riferimento testuale anche, perché forse nella discussione potrebbe aprire diciamo, altre direzioni che magari ci possono tornare utili anche per le questioni che diceva Tiziana, circa il fatto se fin dall'inizio era scritto che dovevamo arrivare a una crisi ecologica, ai disastri, alle catastrofi che stanno succedendo, o se invece le cose potevano andare diversamente. Forse diciamo, il materialismo marxiano potrebbe essere d'aiuto diciamo, per sciogliere alcune ambivalenze o comunque per tenere insieme almeno due ipotesi, una che va verso la catastrofe e una che invece magari va verso una condizione di emancipazione, di libertà e di una vita diciamo così meno infelice. E quindi mi sembrava interessante questo anche perché poi sappiamo, no, il tema del lavoro è un tema centrale, il lavoro come relazione tra uomo e natura, ma anche come relazione tra uomini, no? Quindi cioè, non so se questa aggiunta può essere così. Assolutamente. Ci sono tantissimi passi in Gehlen che rievocano questa concezione marxiana, che insomma, è nella sostanza esattamente la stessa, cioè a partire da appunto una morfologia strettamente zoologica, diciamo così, di tipo particolare, l'uomo è chiamato al lavoro. Gehlen a volte usa proprio questa espressione, non parla di azione, parla di lavoro direttamente. Questo è senz'altro così. Naturalmente io l'ho accennato solo una volta dicendo appunto che Gehlen nel Novecento in qualche modo è l'unica corrente filosofica che non segue la fenomenologia o l'ontologia heideggeriana, ma recupera invece la storia materiale del marxismo, recupera invece un'impostazione che a questa dimensione era stata molto, molto attenta. Naturalmente parlando di antropologia filosofica io parto, cioè devo partire dal Novecento, però è una prospettiva assolutamente fertile di contaminazione. Ma proprio perché è incompatibile sul piano politico con Gehlen, no? Uh-huh. È interessante perché ponendo lo stesso argomento diciamo aggiunge ancora più verità a questo dato antropologico, che mi sembra una cosa interessante. Sì. Verso la fine di questi seminari io parlerò un po' della concezione della post-histoire di Gehlen, della fine della storia, che secondo me è un punto di estrema debolezza del suo discorso, perché lui immagina che comunque si possa raggiungere, si sia già raggiunto, non si possa raggiungere, si sia già raggiunto un livello stazionario di relazione fra l'apparato della megamacchina e il mondo, e che quindi nulla più possa cambiare. Invece proprio il fatto che la Terra, come diceva Jonas, è limitata, per cui questo punto di equilibrio non si può raggiungere, può innescare quello che marxianamente potremmo chiamare un capovolgimento dialettico. Cioè non è vero che siamo nella post-histoire, questo è sicuramente non vero, che siamo nella post-histoire, nella fine della storia. Qualcosa dovrà succedere, magari anche passando attraverso un momento di grave crisi, ma insomma. Volevo capire, la coscienza ecologica in Italia e nel mondo, quando comincia ad affermarsi? E c'è un documento che segna proprio questa, ma, diciamo, questa svolta? Ce ne sono vari, però quello che per lo più si ricorda è quello che ricordavo, i limiti dello sviluppo. Sì. Da lì più o meno si fa nascere proprio il grande interesse. Certo, c'era stata anche la crisi energetica, quello è un altro momento, però lì la questione veniva considerata in termini ancora più piuttosto economici che non strettamente ecologici. Invece con i limiti dello sviluppo si apre diciamo tutto il fronte. D'altro canto è pur vero che se anche andiamo ai primi del Novecento già c'è all'interno della Kulturkritik tedesca una consapevolezza del fatto che al di là delle questioni sociali e politiche
la modernità stava andando incontro anche ad una forte questione, diciamo oggi, questione poi ecologica, però non si è mai strutturato in una tematica diffusa, presente sporadicamente in, in vari autori, ma rimane il segno al massimo di una discussione intorno alla tecnica, non, non alla... Quindi il problema, per esempio, dell'inquinamento non si è, prima non si era mai posto. Si è posto tante, tante volte, le crisi ecologiche ce ne sono da sempre. Il declino di Atene per molti autori è dovuto ad una crisi ecologica, avevano tagliato tutti i boschi per fare le trireni, cioè crisi ecologiche ce ne sono sempre state, consapevolezze diciamo locali rispetto a dissesti specifici ci sono sempre state. Non è la reversibilità, cioè, le crisi che sono reversibili si assolvono. Certo. I problemi sono quelli irreversibili. Non so se avete avuto modo di... C'è un modo, infatti ce ne sono diversi, anche spesso c'è un elemento che viene indicato come sostanzialmente probabilmente il precursore, il fondatore, chiamiamolo così, di questa corrente che ha dell'architettura, diciamo, della disciplina proprio. Che ha a che vedere appunto con l'architettura ecologica, sostenibile, compatibile, cioè sì. Sono varie idee. In realtà lui sostiene che c'è un approccio, un uso anche come dire, esagerato, no? Di questa problematica ecologica o del termine per esempio sostenibile. Cioè lui mi dice, ma guardate che se la vogliamo mettere proprio terra a terra, come si dice, perfino la, la stessa presenza dell'uomo è di fatto insostenibile per il pianeta. Quindi bisogna che si abbia anche una capacità di, come diceva giustamente lei, di non drammatizzare da un lato o esagerare dall'altro. E poi le volevo chiedere se lei ha la conoscenza delle teorie di Rifkin sulla terza rivoluzione industriale, così via, cioè, e che idea si fa? Allora, vabbè, Rifkin è uno degli autori cult dell'etica dell'ambiente. Naturalmente io concordo con tutte le sue preoccupazioni, però la chiave di lettura termodinamica che dà della storia in generale dell'uomo non mi convince, non mi convince molto. È comunque una chiave di lettura deterministica e insomma è anche molto datata, cioè nel senso che poteva essere plausibile all'epoca in cui Bateson scriveva intorno al dio Eco o Arlok intorno a Gaia, ma penso sia un'impostazione che ha in sé il pericolo di o scadere in un determinismo catastrofista o scadere dall'altro lato in un determinismo dell'equilibrio, dell'omeostasi, il fatto che non vi preoccupate, tutto andrà comunque bene. Sono due posizioni che io non, non condivido. Insomma, in realtà dobbiamo preoccuparci, poi come andrà lo vedremo, ma quel che avverrà non avverrà senza di noi in qualche modo, nel bene o nel male. Io ho un pensiero, non so se, se serve, però è come oggi sto pensando, se allora la tecnica è una cosa che l'uomo per forza deve sviluppare, perché ce l'ha dentro, se tutto questo è evoluzione, evoluzione, e se un giorno l'uomo sarà adattato con l'aiuto di tecnica di sopravvivere, in parte della umanità, non è così. Evoluzione, che cosa è? Evoluzione magari nel senso brutto darwinismo che che questo, perché anche l'uomo si cambia, adesso ci stiamo cambiando con le tecniche, no? Penso anche il modo di pensare, tutto si cambia e penso i figli che nascono diventano diversi, non è più come la generazione dei nostri nonni. E tutto questo magari è una evoluzione dell'umano, magari è inevitabile, magari è così, non è buono né è male, ma è così.
e magari solo un parte della umanità può sopravvivere un giorno grazie alle tecnologie che si è inventato. Questo è un pensiero mio, non so se serve. Sì, no, vabbè, questo è un pensiero di molti. Però la confusione qui è fra evoluzione e sviluppo, progresso. L'evoluzione darwiniana non dice per sviluppo e progresso, dice semplicemente che una popolazione di viventi tende gradualmente ad entrare in un rapporto di equilibrio con il proprio ambiente. Basta. Chi non ce la fa muore, e quindi chi lo segue invece evidentemente era più di volta in volta più adatto a sopravvivere, e così mano a mano si riempiono le nicchie ecologiche e si crea un rapporto di simbiosi fra i viventi e il proprio ambiente. Ebbene, questo innanzitutto non sta accadendo, ma nell'uomo non è mai accaduto. L'uomo non si è mai meno male adattato ad un ambiente, tant'è che vive ovunque, in qualsiasi ambiente, ovunque ha creato quello che Green chiama il proprio mondo. Non un Welt, ma mondo culturale, del lavoro, eccetera, eccetera. Dicevo anche durante la relazione, questo naturalmente non significa negare che ciò che prevede la selezione naturale non valga. Vale naturalmente, e il problema è proprio questo, che vale. Nel senso che noi comunque dobbiamo essere compatibili, se non altro, se non adattati all'ambiente, ma a poter vivere in un qualche ambiente. E la crisi ecologica è proprio questa, il fatto che man mano a livello planetario questa convivenza diventa sempre più stretta, sempre più difficile. Quindi io non parlerei assolutamente di uno sviluppo in termini di evoluzione, a parte il fatto che appunto tutta l'antropologia filosofica è radicalmente contro l'idea che l'uomo, la storia dell'uomo segua dinamiche adattive. Questo è un punto fondamentale. Di contro ci sono tante teorie che invece sono rigorosamente evoluzionistiche, per cui interpretano la tecnica come il nostro modo di adattarci all'ambiente. E, vabbè, poi si litigherà. Vabbè, di tutto il discorso incomincia. Cioè, meno male che non convince tutti. Cioè, il discorso di dire l'uomo, questa categoria legata alla tecnica, secondo me, soprattutto oggigiorno, non corrisponde alla realtà, insomma. Cioè, quando un piccolo gruppo di persone inventa una freccia e gli altri gliela copiano, eccetera, tu hai una tecnica che serve a produrre dei risultati che sono omogenei a gruppi di uomini molto vasti, insomma, che hanno lo stesso scopo, uccidere un altro uomo, uccidere un cervo. La tecnica di oggi, cioè, è sempre più influenzata, secondo me, cioè, dalla classe, dalla produzione di questa tecnologia, che è una tecnologia legata, cioè, a un forte ingresso dell'economia, cioè degli investimenti che vengono fatti, dove parlare di uomo è sempre meno plausibile. Cioè, se noi pensiamo alla tecnologia militare, cui scopo non è più uccidere un altro uomo, ma distrugge interi popoli, eccetera, la segretazione di queste tecniche, no? E dire che questo deriva dall'animo umano, cioè deriva dalla volontà di classi, di popoli, di porzioni ristrette di popoli, di ottenere cose sempre più grandi, sempre più ingiuste, e con un appetito apparente sempre più enorme. Quindi, per tornare anche al discorso politico che tu facevi, cioè, noi possiamo tentare di controllare queste cose enormi, dove l'individuo dice madonna adesso che faccio, cioè attraverso la politica, quindi attraverso una creazione di idee di volontà tese a raggiungere il risultato di porre fine, comunque di limitare certi effetti che a noi appaiono straordinariamente nocivi e impossibili da sopportare. Però anche questo approccio politico fa i conti col fatto che il controllo democratico di questi processi, di queste strutture economiche, è sempre più difficile. È difficile perché si svolgono sia la ricerca, la modificazione tecnica e l'utilizzo anche al di fuori
di quello che può essere volontariamente sottratto da queste classi ad un controllo, no? Cioè il telefonino chi è che sa come funziona, lo sai fare, una freccia magari te la sai fare, con le linee da pezzi di più, il telefonino no, la bomba atomica almeno che mai, certe modifiche della produzione agricola che sono mostruose, no? Cioè brevettare il seme, cioè impedire alla pianta di riprodurre semi e impedire ai contadini di usare i semi che del prodotto che loro avevano fatto, che è una cosa, questa sì si può dire dell'uomo, non della storia, eh? Sono cose mostruose, e cioè gestire questa roba, sì, la vedo problematica, insomma, ecco. Cioè, quando si diceva l'equilibrio, no? Cioè devono essere né catastrofisti né così fatalisti, no? Cioè richiede, ci deve essere invece una volontà per quanto possibile di cambiamento di questi meccanismi, insomma, no? Sì, però non capisco per quale ragione non saremmo d'accordo. No, non siamo d'accordo nella teoria che l'uomo, cioè la tecnica è dell'uomo, cioè è un modo di estrinsecazione dell'essere umano, e qua possiamo essere d'accordo. Però secondo me questa estrinsecazione non è uguale nel tempo. Abbiamo detto. No, ma io non ci sono varie soglie, cioè, varie epoche con fenomeni emergenti di dimensioni sempre differenti. Abbiamo detto che in realtà l'uomo come individuo di fronte al sistema di produzione. Cioè che ad esempio la volontà umana di sopraffare l'altro e di distruggerlo, di ucciderlo, cambia, diventa sempre più frutto di un appetito. Questo è quello che pensavo. Ma sì, ma certo, naturalmente, certo. Quasi come se la volontà di dominio va oltre la tecnica, cioè prima viene il dominio, no. Questo vuole intendere forse. Che è il dominio che poi comanda la tecnica. Cioè, adesso Dio della strage, no? Cioè, sono presente nell'uomo, se vogliamo fare questo discorso. Dopodiché una cosa è uccidere uno con una freccia, una cosa diversa è fare una strage di un intero continente e prendere un pulsante. Cioè che la tecnica è al servizio degli uomini cattivi, non degli uomini buoni. No, questo forse è il concetto in maniera più semplicistico. Ma tutta questa tecnica sta nell'evoluzione dell'uomo, sta avendo successo, nel senso l'uomo sta diventando più intelligente perché c'è tutta questa tecnica, possiamo usiamo il cervello come lo usavamo 200 anni fa, 500 anni fa, 800 anni fa. Allora, innanzitutto abbiamo un legame strutturale, originario fra tecnica e linguaggio, quindi come abbiamo detto, quindi in effetti faccio un esempio solamente, l'Eroguran si scaglia contro il pregiudizio cerebralista, vale a dire che si scaglia contro l'idea che l'uomo produce la tecnica perché ha un cervello ben formato, che l'uomo produce il linguaggio perché ha un cervello ben formato. Lui dice no, guardate, è tutto il contrario, è la pietra che fa pronunciare la prima parola e da questo nesso l'australopiteco, che ha un cervelletto più piccolo, molto più piccolo di uno scimpanzé, diventa l'uomo e non invece lo scimpanzé, che essendo invece adattato al proprio ambiente, non essendo un animale tecnico, ha diciamo una situazione di differente. Però anche qui, no, c'è tutta una storia, nel senso che abbiamo 2 milioni di anni di evoluzione quasi biologica, di coevoluzione quasi biologica fra tecnica e intelligenza, diciamo così, cervello, linguaggio e così via. Si arriva ad un momento in cui si assiste però a quella che Teilhard de Chardin disegnava come una piramide sull'altra, cioè all'inizio tutta questa evoluzione che procede insieme, per cui il cervello e gli oggetti tecnici procedono in qualche modo con lo stesso ritmo, si arriva a un punto in cui l'evoluzione del cervello di per sé si ferma, sono gli ultimi 50.000 anni, e invece esplode l'evoluzione tecnica improvvisamente, con ritmi completamente e sempre più veloci. In questo processo qual è il rischio? Il rischio è quello di rimanere antiquati, come diceva Anders, cioè che non riusciamo ad andare dietro
allo sviluppo della tecnica. Questo in cosa si traduce rispetto alla questione dell'esperienza? Tutta la civiltà umana è una civiltà fondata su metodi artificiali di preservazione della cultura, della tradizione, e questo proprio perché non abbiamo istinti stabili. Noi dobbiamo in qualche modo conservare quel che abbiamo imparato. In questo processo si arriva al culmine probabilmente della capacità della memoria interna ed esterna, di una diciamo corrispondenza fra la facoltà mnemonica in senso stretto del cervello e la tradizione incarnata nei libri, nelle opere d'arte, eccetera eccetera, che può andare, diciamo così, sommariamente dalla grecità classica al Rinascimento e oltre fino al Settecento. Poi mano a mano i mezzi di materiazione, materializzazione e quindi messa al sicuro della tradizione esteriori prendono il sopravvento su quelli interiori, e si assiste a un processo inverso, per cui quanto più siamo in grado di memorizzare tantissime informazioni su dispositivi che abbiamo esteriorizzato, tanto meno siamo invece abili nel coltivare la nostra facoltà mnemonica. Questi sono processi che sono molto studiate anche in neurologia, in fisiologia e così via. Mi pare che ci sia uno studio da parte di una psichiatra americana o neurobiologica, adesso non ricordo il nome, dove lei ha studiato che cambia proprio i processi di apprendimento, cambiano dalla lettura di un libro con la lettura digitale. Sì, e lei ha sperimentato che c'è un regresso tra la lettura di un libro e invece l'uso. Ma si possono fare tanti esempi analoghi, sono tutti esempi di quello che, per tornare all'antropologia filosofica, Galen chiamava eccesso di esonero. Galen che dice, in realtà sin dall'inizio il lavoro tecnico che cosa fa? Come si sviluppa? Si sviluppa liberandoci da oneri, da pesi, e quindi innanzitutto ci libera dalla necessità animale di azzannare la preda. Abbiamo la pietra, abbiamo la freccia, poi ci si libera anche dalla necessità di scagliarla, la freccia la scagliamo automaticamente o in qualche altro modo, eccetera eccetera. Questo esonero è il principio che libera facoltà per compiti superiori ogni volta, quindi ha inizialmente un andamento progressivo. Liberandoci dal lavoro fisico possiamo dedicarci al lavoro intellettuale. Che cosa succede però? Che si arriva a situazioni in cui si ha un'inversione dialettica, cioè ci liberiamo in eccesso e quindi finiamo per liberarci anche delle facoltà superiori senza integrarle con un piano ancora superiore. Lo stesso diceva l'eroe Guran, no? Arrivare al punto in cui ci liberiamo anche del cervello, base. Cioè, è pure vero che la macchina va usata, certo. Possiamo, però se va usata quale macchina? Come? Però la dimensione dell'uso implica che l'intelligenza ci deve essere, cioè competenza operativa, tecnico operativa, sì, però molte linee di tendenza ci mostrano che in realtà questa competenza proprio nell'uso dell'oggetto tecnico si configura molto frequentemente come un servomeccanismo, cioè l'uomo che in realtà opera quelle attività elementari che consentono allo strumento tecnico di essere e di lavorare per sé. Cioè alla fine siamo servomeccanismi della macchina molte volte, cioè c'è questo rischio effettivamente. Cioè, eseguiamo gli ordini delle macchine spesso, in molte fattispecie, poi bisogna sempre distinguere e capire.